ASICS. Glide Ride. Viste solamente in negozio, eravamo a Firenze Marathon, brutti ricordi, ma solamente guardate e oggi le testiamo. Ciao ragazzi, eccoci giunti alla nuova recensione. Questa volta non parleremo di Nike o Adidas, ma di ASICS. Sono anni che non uso le scarpe della marca giapponese, ma con il lancio delle Glide Ride l'anno scorso e quelle delle Meta Ride, alla fine mi sono convinto. Da un mese ho a disposizione questo modello e le sto testando con il mio collega e amico Andrea Soffientini. Veniamo velocemente a parlare delle caratteristiche tecniche. Le Glide Ride hanno un drop 5, pesano 292 grammi nella taglia US 9, 42,5. Dalla foggia imponente con una forma concava, ASICS negli ultimi anni ha davvero migliorato anche le caratteristiche estetiche. Noterete le sfumature nell'intersuola. Pur essendo una scarpa molto confortevole, ha una conchiglia davvero solida che consente il bloccaggio del piede per correre davvero molto velocemente. Abbiamo pubblicato qualche giorno fa la recensione dettagliata su The Running Pit che troverete qua sopra e qualcuno mi ha chiesto se questa scarpa può provocare dei problemi ai tendini con un drop 5. In realtà, come vedete, la forma concava consente assolutamente di non avere nessun problema di questo tipo. Le Glide Ride si dimostrano al tatto molto rigide, non hanno una piastra in carbonio ma probabilmente in nylon e questa cosa crea un effetto a propulsione che durante la corsa si fa sicuramente sentire. Oggi la recensione sarà 3. Prima parleremo con Marco Scanziani, ASICS frontrunner da 3 anni, che ci illustrerà in sintesi quali sono le caratteristiche delle scarpe, a chi sono adatte e soprattutto per quale distanza. Poi ve le mostreremo e infine andremo in pista con Andrea Soffientini per un commento finale. Ciao a tutti, sono Marco Scanziani, ASICS frontrunner da ormai 3 anni. La nostra è una community a livello globale, mondiale, e siamo praticamente ambassador del movimento. Oggi volevo parlarvi delle ASICS Glide Ride, che per intenderci sono queste. Sono delle scarpe con una grande ricerca dietro, secondo me. Sono una scarpa molto evoluta perché, come potete vedere, la suola è molto ricurva, effetto banana. Questo serve per aiutare il movimento naturale del piede durante la corsa. Questa cosa può aiutare molto chi appoggia tanti talloni nella parte centrale della scarpa, perché riesce a bloccare il movimento della caviglia e a trasformare l'energia cinetica di questo movimento in spinta in avanti, aiutandoti a salvare appunto energia e quindi a fare una prestazione migliore, qualsiasi sia il tuo obiettivo. All'inizio ero un po' diffidente su questa scarpa perché appena la calzi ti accorgi subito che è diversa dalle altre. Ti senti già spinto come in avanti, sempre hai questa sensazione di essere catapultato in avanti proprio. Ma dopo le prime corse, i primi allenamenti, mi sono innamorato, tant'è che l'ho usata alla mezza maratona di Riva del Garda lo scorso novembre e credo proprio grazie a questa tecnologia, di quell'inizio ero un po' diffidente, sono riuscito a fare il mio PB che comunque abbassandolo di 3 minuti, sono riuscito a fare 1,16 da 1,19 che avevo e all'arrivo avevo le gambe relativamente fresche e penso che potevo spingere ancora di più. È stata veramente una piacevole sorpresa ricevere questa spinta in avanti proprio grazie, vedete, a questo movimento che trasmette l'energia dalla parte anteriore dell'appoggio e ti spinge in avanti. Queste scarpe sono adatte a runner sia evoluti che a chi vuole iniziare a approcciarsi al mondo della corsa, perché secondo me è sempre meglio investire in un buon prodotto con una ricerca alle spalle, e questa scarpa sicuramente lo è. Non è una scarpa base, ma è una scarpa con uno scopo preciso, cioè quello di non infortunarsi, perché tanta è l'ammortizzazione, tanta quanto è la spinta in avanti. Per cui è un ottimo prodotto sia per allenamenti che
gare. La consiglierei non per le gare velocissime, sicuramente non per una 5, una 10, ma per una mezza e una maratona, sicuramente. Appunto, questa, la cosa che mi è più piaciuta, a parte il colore che è bellissimo secondo me, che ricorda molto il colore della pista, oltretutto, è questa veramente in forma innovativa della scarpa che secondo me è un po' il futuro della corsa. Ciao Andrea, allora quali sono secondo te le prime impressioni di queste ASICS Glide Ride? Allora, guarda, le prime impressioni male male. Ho sentito la scarpa che mi dava fastidio all'avampiede, invece dopo una mezz'oretta di corsa mi sono abituato. Adesso me le sento bene al piede. Andrea, qual è la cosa positiva di questa scarpa? Allora, diciamo che dopo essermi abituato l'ho trovata una scarpa bella reattiva per correre a ritmi del medio, diciamo. Quali sono le co cose che non ti sono piaciute? La durezza in generale della scarpa che non la rende così tanto comoda, soprattutto a ritmi lenti, anzi, ai ritmi lenti proprio non l'ho trovata molto comoda. Abbiamo visto che molti le hanno provate in gara, tu cosa ne pensi? Ho visto qualcuno correre davvero forte in gara, a 3 al chilometro, anzi poco sotto i 3 al chilometro con queste scarpe, quindi c'è chi le usa. Grazie Andrea, ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao ciao! Eccoci tornati sulla panchina. In conclusione, dopo un mese di test, noi abbiamo apprezzato la combinazione morbidezza-reattività di questa scarpa. Qualcuno potrebbe storcere il naso per il peso di 292 grammi, troppo elevato per una scarpa da gara, per una forma concava che non necessariamente potrebbe piacere a tutti, ma noi siamo convinti che questa scarpa possa costituire una delle migliori innovazioni degli ultimi 5 anni della casa giapponese. Siamo convinti che nei prossimi mesi ASICS svilupperà ulteriori modelli di questo tipo, forse più leggeri, forse più performanti e sicuramente adatti a tutti. Se avete amato la recensione, ovviamente sempre commenti qua sotto, iscrivetevi al canale per non perdervi ulteriori recensioni. Dopo la sigla troverete le spiegazioni di Marco sugli ASICS Frontrunner. Ciao e alla prossima! Siamo gente normale, non siamo professionisti, solo alcuni. Siamo gente che durante il giorno, la settimana lavora e cerchiamo di ritagliarci tempo per allenarci e per correre nei momenti liberi. Lo facciamo per passione, per divertirci e per stare bene insieme.